Benvenuti, bentrovati ai nostri spettatori, puntata 6 di Polis, primo piano sulla politica. Una puntata molto interessante, tanti argomenti di cui parlare, principalmente i passi che il governo Meloni sta compiendo dal punto di vista dell'economia, quindi il MEF, il MES, così come la legge di bilancio, ma anche sul tema giustizia, perché commenteremo la decisione della Corte Costituzionale, leggendola in chiave delle dichiarazioni sia del Ministro della Salute Schillaci che la decisione di rimandare le multe per gli over 50. Saluto subito i miei compagni di avventura, il professor Luca Lanzalaco dell'Università di Macerata, buonasera, Buonasera a tutti. Buonasera e Umberto Del Noce, avvocato esperto di diritto costituzionale. a tutti. Salve. Allora, partiamo subito con la nostra anteprima, con il nostro servizio e poi lo commentiamo insieme. Prego, Giulio, dalla regia. Concentrati tutti quanti ad attendere la decisione della Corte Costituzionale, che come ci aspettavamo si è rivelata più politica che di diritto. I resistenti italiani hanno probabilmente prestato poca attenzione alle manovre, soprattutto economiche, che il governo Meloni ha portato avanti in queste ultime settimane. Al centro del dibattito la legge di bilancio e le reazioni scatenatesi successivamente alla sua pubblicazione, a cui ha fatto seguito la firma del presidente Mattarella. Nonostante sia stata presentata come coraggiosa e concreta dalla coalizione di centrodestra, sono tante le critiche provenienti non soltanto dall'opposizione, ma anche e soprattutto da alcune importanti istituzioni, come i sindacati, la Corte dei Conti e Banca Italia, che hanno messo in dubbio l'efficienza della distribuzione del tesoretto da 400 milioni, nonché alcune particolari decisioni riguardanti soprattutto contante, tregua fiscale e flat tax. Meno discussa invece dal mainstream, forse perché scomoda, la mancata ratifica del MES da parte del governo Meloni, che al momento ha deciso di attendere la pronuncia della Corte Costituzionale tedesca. Attualmente infatti solo due nazioni su 19, noi e la Germania, non hanno dato il via libera al meccanismo europeo di stabilità, votato a fine novembre, da molti temuto come braccio armato dell'austerity, che se passasse potrebbe vederci commissariati. Nel frattempo, fra un cosiddetto decreto NATO che dà il via libera all'invio di armi in Ucraina per tutto il 2023 e una ricercata intesa europea sui migranti, il governo Meloni continua a far percepire le sue fratture interne, come dimostrano le dichiarazioni di Salvini sulla questione POS, sicuramente dal profilo fin troppo aggressivo rispetto alla linea tenuta dalla Premier. Tra dissidi interni, il lento ma costante tentativo delle opposizioni di ricostruirsi, come dimostra la corsa alla segreteria del PD, e le problematiche nazionali ed internazionali, la Meloni sembra stia facendo il possibile per tenere diritto il timone. La preoccupazione è che da un momento all'altro qualcosa potrebbe sfuggire dal suo controllo. La speranza è che ciò potrebbe essere la giusta scintilla per rinvigorire le piazze, ormai da mesi allo sbando. Eccoci tornati in studio. Allora, come dicevamo, argomenti pregnanti di cui parlare dal punto di vista economico, nonché della giustizia Covid, passando per la ristrutturazione del PD. Però, visto che sta accadendo proprio in questo momento, oggi è la famosa prima alla Scala e sono in corso delle mobilitazioni contro il governo Meloni e noi abbiamo pronto il primo contenuto per insomma mostrare quello che sta accadendo proprio adesso. Prego Giulio, prego. Il motivo per cui la nostra azienda fa paura è perché è un'azienda di redistribuzione delle ricchezze, è perché è un'azienda che vuole a tutti i costi redistribuire tutto e ridare un futuro a chi se l'è visto rubato dai ricchi, dai potenti, dal governo, dallo Stato, dall'Unione Europea. Dalla mafia! Democrazia!
Dateci denaro, oriconi, dateci denaro, dateci casa, diritti, è tempo di lottare, casa, diritti, casa, diritti. Allora, sono immagini che non è la prima volta che vediamo da quando si è instaurato il governo Meloni. Questa manifestazione è stata indetta dalla CUB, dalla Confederazione Sindacale di Base. Partendo da Luca e poi Umberto, una prima voce riguardo queste manifestazioni, queste immagini che abbiamo visto. Prego. Sì, buonasera. No, sono immagini che colpiscono anzitutto a livello personale, diciamo. Io sono sebbene non viva più a Milano, sono di Milano, e la prima della Scala è sempre stato un momento dove si è espresso il dissenso, e mi piace ricordare che il 68, il cosiddetto 68, partì proprio da una manifestazione, una contestazione dai toni un po' più violenti di quelli che abbiamo visto poc'anzi, guidata da Mario Capanna. Ecco, quindi ha un elevato valore simbolico quello che sta accadendo. Prescindendo da queste considerazioni un po' personali, ecco, andando su quelle più politiche, diciamo che sta succedendo quello che si era previsto qualche puntata fa, che ho avuto modo di scrivere anche sul blog, cioè che, dato che l'opposizione, per ragioni pienamente legittime, cioè i risultati delle elezioni sono stati quelli che sono stati, la legge elettorale è quella che è, però l'opposizione non ha una rappresentanza significativa in Parlamento, quindi trova altri canali per esprimersi. E voglio qua ricordare ancora semplicemente una cosa, cioè c'è online su YouTube un'intervista sul sito del Fatto Quotidiano, rilasciata poche ore fa da Maurizio Landini, appena uscito dal colloquio con la Meloni. Dice che, vabbè, condanna la lettera minatoria che ha ricevuto, il messaggio ovviamente, però dice se si va avanti così mobiliteremo le piazze, quindi il focus sulle piazze diventa sempre più importante, rilevante, a mio parere. Grazie. Umberto, tu come la leggi? Perché alla fine, anche dalle parole che si sentono nel video, sono dei cori che spesso appartengono a quel mondo italiano dell'antifascismo, che rivendica fieramente di esserlo e di non sentirsi rappresentato da questo governo, che però in fin dei conti ha vinto le elezioni legittimamente. Tu come vedi queste proteste che fin da quando si è instaurato il governo Meloni si sono susseguite? Ma ora, sinceramente, io premesso che ognuno ha il diritto di manifestare il proprio dissenso e le proprie idee, per cui giustamente fanno bene a farlo, quindi diciamo, democraticamente non ho nulla da ridire su delle proteste anche legittime. Secondo me, secondo il mio modo di vedere, però sono anche un po' immature come tipo di protesta, perché ho sentito slogan nel filmato un po' triti, ritriti, tipo ariconi, dateci soldi. Cioè, voglio dire, secondo me
La prima domanda che mi sorge è dove erano queste proteste durante il governo Draghi? Cioè, non è che il governo Draghi, per esempio, fosse dalla parte del popolo o non rappresentasse i ricconi, tra virgolette, no? Quindi mi viene da pensare però, a un problema più profondo, cioè, secondo me, il problema dell'antifascismo in assenza di fascismo storico rischia di trasformare il fascismo in una categoria morale di male, corrispondente al male assoluto, che però ha due problemi impliciti. Uno è che diventa un fatto quasi, diciamo, disneyano, no? Del buono e del cattivo, che però impedisce da una parte di comprendere anche le ragioni storiche del fascismo reale e quindi anche delle responsabilità storiche e delle dinamiche sotterranee che hanno reso possibile un certo fenomeno, e quindi paradossalmente concretizza maggiormente il rischio che si ripresenti un fenomeno che non si è compreso fondamentalmente. E in secondo luogo, secondo me, storicamente il problema vero è stato quello poi di sostituire la lotta al capitale con la lotta al fascismo. Fondamentalmente, e questo poi pian piano ha portato una sinistra che non comprende più bene chi è il nemico. E quindi, quando il nemico è di destra, è facilmente individuabile, è fascista, cattivo, ma quando non è di destra o non è, diciamo, o ha una posizione politica più ambigua, tipo governi tecnici. C'è uno stesso di smarrimento, no? E la protesta non è più facile, e criticare diventa difficile, e individuare bene il nemico e quindi le sue strategie diviene difficile. E quindi abbiamo assistito a periodi di silenzio, no? Dopo Berlusconi, che era un altro, cioè, in cui le sinistre antagoniste comunque erano in piazza, poi c'è stato un periodo di silenzio e di smarrimento, e oggi rivediamo accendersi le piazze, che in sé per me è anche un fenomeno positivo, però secondo me la protesta dovrebbe maturare, e dovrebbe maturare una coscienza di classe più profonda, che comprenda in maniera più precisa la lotta in gioco e chi è il nemico e chi no, e non farsi trascinare facilmente dai mezzi di comunicazione che tendono a fuorviare, no? A presentare il nemico come filantropo, e invece chi si batte magari per ragioni popolari come populista oppure fascista o insomma come nemico del popolo, ecco, solo quindi in sé ben venga la protesta, e così la mia speranza è che maturi da una fanciullezza, da una certa ingenuità fanciullesca, ecco. Poi non a caso, diciamo, molte delle persone che animano queste proteste sono proprio giovani, quindi che Sì, esatto. difficilmente riescono a fare un'analisi storico-politica materialista di che cos'è il fascismo, delle forme in cui si può presentare e ripresentare ai giorni nostri, quindi vanno più per slogan che per analisi vera, come giustamente dicevi tu, dove erano quando c'era il governo Draghi o prima ancora quello Conte che ci chiudeva in casa. Assolutamente. Veniamo al primo importante argomento di questa nostra puntata, anticipato anche nel servizio, che è quello dell'analisi del quadro economico e dei passi che sta facendo il governo Meloni in questo senso. Professor Lanzalaco, lei oggi ha fatto uscire un articolo sul nostro blog che parla della mancata ratifica del MES da parte del governo Meloni, un governo che in questo momento sta avendo una posizione attendista perché sta aspettando quella che è la decisione della Corte Costituzionale tedesca. Allora, se ci può, insomma, un po' raccontare e farci il quadro di quello che sta succedendo in questo momento rispetto al MES. Sì, il 30 novembre alla Camera dei Deputati la maggioranza ha votato in compatto una mozione che sostanzialmente dà l'incarico al governo di non aderire
o meglio, alla nuova versione, alla riforma del patto di stabilità e crescita, e che fra l'altro porta la firma di Paolo Gentiloni, quindi un importante esponente del commissario, importante esponente del PD. La proposta di riforma arriva dopo anni di dibattito, interrotti poi dalla pandemia, ripresi successivamente, e la proposta che è stata criticata in modo trasversale da fonti più o meno vicine all'establishment, però in modo trasversale, è una proposta, adesso non posso entrare nei dettagli, chi è interessato può leggere tranquillamente l'articolo, è una proposta che se qualora fosse approvata, condannerebbe l'Italia sicuramente a una forma di commissariamento, ma non commissariamento a breve, ma un commissariamento che nella proposta della Commissione viene definita di medio periodo, stiamo parlando di 7 anni, dai 4 ai 7 anni, ma si capisce benissimo che si finirebbe sui 7 anni. Quindi in pratica per 7 anni le politiche economiche e sociali in Italia verrebbero sostanzialmente commissariate, delegate alla Commissione europea. C'è un particolare, e questo a mio parere è molto importante ai fini della valutazione di quello che sta facendo il governo, e cioè affinché la riforma diventi operativa è necessario il voto unanime di tutti i 19 paesi. Al momento gli unici che non hanno ancora espresso un parere siamo noi e la Germania, che aspetta un parere della Corte Costituzionale. Ora, nella mozione approvata alla Camera dei Deputati non si capisce francamente se l'Italia intende, o il governo italiano intende, accodarsi alla decisione tedesca o meno, e questo è un punto che a mio parere va chiarito. Perché qualora il governo Meloni decidesse di accodarsi a quello che decide la Germania, nel caso in cui la decisione fosse di aderire alla riforma, beh, questo sarebbe un tradimento profondo della posizione storicamente, come viene chiamato volgarmente, sovranista, di Fratelli d'Italia, cioè sarebbe una delega addirittura nemmeno alle istituzioni europee comunitarie, ma addirittura la delega a un altro Stato di decidere per noi. Quindi questo è un punto sul quale bisogna assolutamente essere, a mio parere, fermi. Cioè non sono ammesse deroghe. È stata una decisione giusta e tale deve rimanere. Questa mancanza di sovranismo, come diceva il professor Lanzalaco, è chiaramente da leggere in chiave di un partito che si è sempre dimostrato, almeno nelle parole, al momento in cui era l'opposizione, sovranista. Umberto Del Noce, come vedi questa ristrutturazione, insomma, degli equilibri che potrebbe esserci nel momento in cui la Corte Costituzionale tedesca non dovesse dare l'ok per la ratifica del MES alla Germania, e quindi poi l'Italia magari potrebbe accodarsi a questa decisione? Come si andrebbero a modificare gli equilibri? Ma come dice il professore, in sé è una buona notizia che il MES non venga in questo momento approvato. Bisogna però vedere, la sensazione è che ci sia una forma di
Cioè, da una parte forse l'Italia non vuole assumersi la responsabilità di far cadere quel tipo di impianto che comunque in qualche modo nel tempo aveva partecipato così, a costruire. E quindi in qualche modo non approvarlo con anche, tra virgolette, l'appoggio della Corte Costituzionale tedesca, può essere un po' uno scarico così di responsabilità su un tema che in qualche modo è molto delicato, in un momento in cui pare che la governance europea sia un po' in crisi o comunque venga un po' così messa in discussione proprio anche dalla Germania stessa, che in tema energetico, in tema, insomma, in temi cruciali, in questo momento sembra non allinearsi in tutto e per tutto, e per cui mi sembra che ci sia in gioco anche un po' una questione delicata di equilibri a livello così di governance proprio europea. Però l'unica sarà aspettare la decisione della Corte tedesca e vedere come si muoverà l'Italia in quel momento, cioè se si accoderà la Corte tedesca, se invece lo approverà nonostante la Corte, cioè in questo momento la posizione italiana è molto ambigua, per cui è difficile fare una previsione. Si capirà, i giochi si capiranno quando la Germania farà la sua mossa, ecco. Atteggiamento attendista, come dicevamo. Attendista. Certo. Maggiori polemiche, rimanendo sempre, diciamo, nell'analisi economica delle mosse del governo Meloni, riguardano la legge di bilancio, polemiche che sono arrivate sia dai partiti di opposizione che da alcune istituzioni come Banca Italia e la Corte dei Conti. Maggiori polemiche invece ha destato la legge di bilancio, polemiche che poi sono uscite su tutti i vari media mainstream, polemiche che sono arrivate sia dall'opposizione, quindi dal PD e dal Movimento 5 Stelle, anche per motivi differenti, che da alcune istituzioni come Banca Italia e la Corte dei Conti, nonché dai sindacati che proprio questa mattina, come diceva il professor Lanzalago, hanno incontrato la Premier Meloni. Professor Lanzalago, mentre Giulio dalla regia va con il secondo contenuto, ci spieghi un po' quali sono le polemiche che maggiormente sono state, portate all'attenzione da parte sia di Banca Italia che della Corte dei Conti? Sì, le polemiche sono arrivate dalla Banca d'Italia, dalla Corte dei Conti e dall'Ufficio parlamentare di bilancio. Le critiche, devo dire la verità, per certi aspetti abbastanza irrituali, nel senso che c'è stato forse uno sconfinamento rispetto alle prerogative di questi organi. Comunque vertono essenzialmente il primo punto è sicuramente una contestazione palese sull'innalzamento del tetto al contante, che viene letto come un chiaro, esplicito incentivo all'evasione fiscale. Il grafico che vedete è stato presentato dall'Ufficio parlamentare di bilancio. È una rappresentazione su un piano cartesiano del rapporto fra quota dell'utilizzo in contante sull'asse orizzontale, su quello verticale, l'incidenza dell'economia sommersa. Economia sommersa è un eufemismo per dire sostanzialmente evasione fiscale. Come vedete, c'è una elevata correlazione con una presenza delle soprattutto delle regioni del sud. Quindi la prima critica è stata questa, cioè aver riscontrato l'innalzamento al tetto del contante un invito più o meno manifesto
al sommerso, al nero, all'evasione fiscale. Secondo punto, una critica altrettanto esplicita alla abolizione o comunque riduzione sostanziale del reddito di cittadinanza, nel senso che è stato rilevato come il reddito di cittadinanza abbia di fatto sostenuto ampi settori dell'economia reale, delle famiglie soprattutto, in grave stato di indigenza. Quindi queste critiche, più ecco un accenno al fatto che la manovra potrebbe avere effetti recessivi sull'economia. Quindi c'è stata questa convergenza di opinioni e convergenza di opinioni che si è registrata anche sorprendentemente fra sindacati e Confindustria. Cioè, se non sbaglio, proprio sui quotidiani di oggi, Landini, il segretario generale della CGIL, ha invitato un confronto Bonomi, presidente di Confindustria. Ecco, poi mi taccio, però io ho l'impressione che Giorgia Meloni il suo governo stia prendendo una serie di provvedimenti che sembrano confezionati apposta per coalizzare una opposizione sociale nel paese. Cioè, mi viene da pensare che la mattina Giuseppe Conte, Maurizio Landini e Enrico Letta dovrebbero mandare ogni mattina un mazzo di fiori a Giorgia Meloni, perché se lei non avesse fatto certe manovre sul reddito di cittadinanza, sulla flat tax e sul contante, difficilmente si sarebbe coalizzata un'opposizione di questo tipo. È una mossa che mi lascia stupito, nel senso che valutando, ma non sono solo io, questo è un parere generalizzato, estremamente intelligente, arguta, il presidente del Consiglio, ecco, fare quello che sta facendo è una specie di boomerang per il governo, e non si capisce, almeno io non lo capisco, però dove stia andando a parare, ecco, quale sia la strategia generale, perché sembra che stia offrendo degli assist alle opposizioni. È abbastanza strana come cosa. Ecco. Non a caso poi tutti i personaggi che lei ha nominato, Landini, Conte e Letta, hanno dichiarato appunto di essere pronti a scendere in piazza per manifestare contro le varie norme presenti all'interno della legge di bilancio. Quindi un'opposizione spaccata che invece viene ricompattata proprio dai provvedimenti del governo. E tra l'altro a gettare benzina sul fuoco poi ci pensa anche Salvini, che continua ad avere dei toni perentori, e quando appunto commenta un po' quella che è l'opposizione e il modo anche con cui l'opposizione si fa notare al mainstream, perché appunto Salvini ha dichiarato durante un convegno che chi vuole pagare un caffè con la carta di credito, con il famoso POS, è, apro e chiudo virgolette, un rompicoglioni. E chiaramente sono delle parole che non ti aspetti da una persona che comunque in questo momento ricopre la carica di vice primo ministro. E, Umberto Del Nucio, questi due provvedimenti, sia l'innalzamento al tetto del contante, sia il limite minimo a 60 euro per accettare i pagamenti digitali, sembrano delle decisioni che vanno in controtendenza rispetto invece a quello che è l'andamento generale, che va verso invece un'implementazione continua dei pagamenti digitali. Ecco, come giudichi questa discrepanza, anche perché poi ricordiamo che la questione dei pagamenti digitali è stata anche affrontata durante il G20? Sì, beh, sì, da una parte sicuramente assistiamo
una tendenza verso la digitalizzazione integrale, no, delle nostre vite, che è stata anche, diciamo, sicuramente sottolineata dal G20, insomma, nel documento di intenti che è uscito dal G20, che parte anche importante delle misure nostrane. Secondo il mio modo di vedere, come avevamo detto anche la volta scorsa, è un processo che è in sintonia con l'andamento del capitalismo moderno, nel senso che la finanziarizzazione del capitalismo ha portato e porta a una smaterializzazione, no, delle merci e quindi anche al concetto stesso di proprietà. Laddove, per esempio, il proletario è colui che ha soltanto la propria prole, quindi ancora comunque nell'ottica di un periodo in cui comunque la proprietà definisce l'essere in società dell'individuo, e andiamo verso un mondo in cui il proletario è sostituito dall'utente, che in qualche modo non è più proprietario dei beni e delle merci, ma può usufruire dei servizi che il capitale gli mette davanti, fin tanto che ha le caratteristiche che lo rendono idoneo a quei servizi. Questo anche perché con l'economia, diciamo, basata sui dati, fondamentalmente l'esperienza umana diventa fonte di dati e quindi fonte di capitale. E quindi in questo senso anche il denaro diventa un servizio digitale, programmabile. E quindi in un processo di maggiore controllo quindi francamente secondo me a volte è fuorviante il fatto che diciamo, il cavallo di Troia per introdurre questa digitalizzazione anche del denaro e dei pagamenti sia l'evasione fiscale, perché è fuorviante, secondo me, anche porre l'evasione fiscale, che è sicuramente un problema morale ed etico, porla come, diciamo, elemento destabilizzante dell'economia, nel senso che non è che un evasore brucia la mazzetta di contanti, però l'evasore fiscale andrà al cinema, andrà in pizzeria e quei contanti gireranno nel sistema. L'alternativa è che pagando con la carta quei soldi vengono tracciati e l'IVA piuttosto che le tasse che verranno maturate da quei pagamenti andranno in buona parte anche alle banche a ripagare gli interessi sul debito. Quindi, secondo me, è usato un po' come cavallo di battaglia per portare alla digitalizzazione dei pagamenti. Quindi, secondo me, in questo momento la discrepanza si giustifica un po' così, nel senso che il governo sa che in realtà per molti lavoratori il nero è fondamentalmente una necessità, soprattutto visto che c'è una pressione fiscale che non ha uguali, credo, nel mondo, comunque in Europa, visto che c'è un'imposta sul valore aggiunto su ogni transazione incredibile. E quindi in più c'è un problema di fatto con le transazioni col POS e le fee delle banche, e quindi in effetti per molti esercizi commerciali piccoli pagamenti col POS possono essere così difficilmente giustificabili dal punto di vista di costi di transazione, e quindi secondo me comunque, insomma, la destra sa che mettere un certo tetto al contante e diciamo una soglia alta ai pagamenti col POS, forse non incontra pienamente il favore popolare in questo momento. Probabilmente il nero in certe regioni d'Italia è una forma anche di, non vorrei dire una bestemmia, ma anche una forma, non dico di sopravvivenza, ma probabilmente
toccare quei tasti lì provocherebbe delle forti proteste, soprattutto in certe zone. E quindi credo che sia un atteggiamento prudente. E secondo me Salvini lo sa bene e usa questa carta un po' anche per sottolineare un proprio protagonismo nei confronti del governo e perché no prepararsi un nuovo ruolo, ritagliarsi un ruolo di leader di una certa area politica e sociale. Ecco. Certo, anche perché poi ovviamente questi provvedimenti vanno analizzati in considerazione del fatto che comunque il governo ha deciso di eliminare il reddito di cittadinanza, quindi chiaramente se tu vai a eliminare progressivamente il reddito di cittadinanza e inoltre combatti l'evasione fiscale in modo troppo irruento, rischi che poi esploda un dissenso di varie fasce di popolazione che potrebbe destabilizzare ancora di più il governo, visto tutte le problematiche che ci sono al giorno d'oggi. Professor Lazzalaco, tra i passi che il governo sta compiendo, e passiamo così al secondo argomento importante della serata, che sta compiendo diciamo in maniera opposta rispetto a quello che sembra essere il trend internazionale, oltre che nazionale, diciamo, fin per quanto riguarda i governi precedenti, riguarda la gestione della oramai ex pandemia, semmai lo è stata, Covid, perché appunto nonostante la decisione della Corte Costituzionale, che poi magari commenteremo insieme a Umberto, ci sono delle dichiarazioni da parte sia del Ministro della Salute Schillaci, del nuovo Ministro della Salute Schillaci, che ha insomma dichiarato che non ci sarà la reintroduzione degli obblighi vaccinali, sia la scelta sempre voluta dalla Lega di prorogare a giugno 2023 le multe per gli over 50 che hanno deciso di non vaccinarsi. E secondo lei, appunto, queste scelte in direzione opposta rispetto invece a quelli che poi sono stati anche i lavori del G20 riguardo poi il passaporto vaccinale europeo, come mai sono state compiute dal governo Meloni? Sì, oltre a queste scelte c'è anche, pare, la proroga dello smart working per lavoratori fragili, che era già stato prorogato fino al 31 dicembre, adesso pare essere prorogato anche a marzo. Ora, qui chiaramente Giorgia Meloni sa benissimo che non una parte importante e fondamentale, ma significativa sicuramente del suo elettorato, è costituita da persone, quelli che vengono chiamati Novax, ecco, usiamo questa etichetta dietro la quale sappiamo benissimo che ci sono Novax puri, diciamo, no Covid Vax, no Green Pass, eccetera. Quindi è una. Usiamo questa etichetta a mio parere, facendo così proprio due calcoli, questa sacca di elettorato Novax che ha votato per Giorgia Meloni, come minimo intorno al milione di persone, quindi su 7 milioni di 7 milioni e mezzo, almeno. Perché dico questo? Perché dovrebbero partire circa 2 milioni di questo risulta dai giornali, non è gossip, non è, circa 2 milioni di multe per over 50 non vaccinati, quindi 2 milioni di over 50 non vaccinati, e i partiti che rappresentavano il fronte del dissenso hanno raccolto circa 1 milione di voti, siamo su 800.000, 1 milione di voti. Quindi c'è qualcosa, no? Vuol dire che c'è qualcuno che non si è vaccinato ma non ha votato per i partiti del fronte del dissenso, e sicuramente non ha votato per il PD, ecco, di questo siamo sicuri, e molto probabilmente invece ha votato per Giorgia Meloni. Quindi Giorgia Meloni sa che deve il suo governo, sa che deve qualcosa a questa sua fascia
di elettorato. Io penso che la ragione sia questa. Poi sappiamo anche, questo ormai è chiaro, ma è apparso anche sulla stampa quotidiana mainstream, il problema grosso, che diventerà sempre più grosso, di Giorgia Meloni, è che ha la disperata ricerca di un accreditamento sull'arena internazionale, per cui chiaramente dovrà sull'arena internazionale dire, fare certe cose e poi smentirsi o farsi smentire dai suoi ministri sull'arena domestica nazionale, perché ha questo bisogno, peraltro comprensibile fino a un certo punto, però comprensibile, di legittimazione e accreditamento sull'arena internazionale. Quindi diciamo che si tiene il tutto, ecco, c'è una logica. Certo, vabbè, una legittimazione che sicuramente passerà poi per i lavori per ottenere la nuova tranche di finanziamenti del PNRR, e nonché poi sappiamo è stato fatto il nuovo decreto, così chiamato decreto NATO, che prolunga gli aiuti all'Ucraina per fino alla fine del 2023, quindi insomma dei piccoli passi sta cercando di muoverli, e più volte l'abbiamo detto, soprattutto per quanto riguarda le alleanze internazionali piuttosto che quelle europee. Ne ho parlato prima, Umberto, è chiaro che il programma Polis si incentra sulla politica nazionale, però la decisione della Corte Costituzionale è stato un evento importante che ha tenuto, diciamo, col fiato sospeso tutto il mondo, tra virgolette, della resistenza, e chiaramente va letta poi all'interno di questo discorso politico che stiamo facendo con il professor Lanzalaco, cioè delle scelte del governo Meloni riguardo alla gestione Covid. Da avvocato ti chiedo un commento riguardo alla decisione presa dalla Corte Costituzionale, che poi sappiamo dovrà più avanti farci conoscere le motivazioni che sottendono la decisione stessa. Sì, esatto, diciamo, bisognerà attendere le motivazioni poi per avere un quadro preciso delle valutazioni della Corte, però cioè, fin da subito appare chiaro che è una decisione fondamentalmente politica, quindi diciamo a vallo dell'operato del governo Draghi in particolare. E da una parte questo solleva di problemi che vengono da lontano, cioè già solo la composizione della Corte Costituzionale, no? Che è composta da 15 giudici, di cui un terzo nominati dal Parlamento, un terzo dal Presidente della Repubblica e un terzo dalle supreme magistrature. E quindi c'è un fatto, cioè comunque un problema politico di fatto c'è. Se guardiamo la composizione di questa Corte Costituzionale in particolare, i cinque membri eletti dal Parlamento, quattro sono stati eletti durante la 17ª legislatura, quindi a guida PD, e sono quindi espressioni comunque del PD fondamentalmente. Quindi, insomma, un certo orientamento di base era prevedibile. Comunque anche quelli di nomina, diciamo, presidenziale, per esempio un giudice nominato dal Presidente della Repubblica era consigliere giuridico di Draghi durante il governo Draghi, che probabilmente aveva anche partecipato alla stesura dei decreti, ma anche un giudice nominato dalla Suprema Magistratura era ministro sotto Monti e sottosegretario sotto Letta, quindi cioè, di fatto ovviamente c'è un indirizzo politico forte, e quindi di fatto è una decisione che io personalmente non avevo grandissime speranze, un po' per questo motivo. Di fatto ha superato certe sentenze degli anni passati, perché comunque anche nel 2018 si era espressa la Corte Costituzionale sull'obbligo vaccinale, ed erano stati stabiliti tre criteri principali per imporre un obbligo sanitario. Uno
e che il trattamento sanitario reso obbligatorio dovesse non solo salvare la persona che lo riceveva, ma anche la collettività, nell'ottica del fatto che la salute è anche un bene collettivo. Però che non doveva chiedere un sacrificio troppo grande al singolo, quindi che i rischi dovevano essere tollerabili e normali. E terzo, che è il punto più rilevante, però lo Stato deve prevedere un indennizzo oltre al risarcimento, cioè ci deve essere il risarcimento per eventuali reazioni avverse, ma lo Stato deve prevedere anche un indennizzo, perché comunque si chiede al singolo un certo sacrificio per la collettività. Questo indennizzo non c'era, addirittura facevano scaricare la responsabilità. Quindi questo era l'elemento più, diciamo, controverso. La sentenza ha toccato tre punti fondamentalmente. Il primo, dichiarato inammissibile per motivi procedurali, quindi senza entrare nel merito, riguardava il fatto della possibilità di svolgere un'attività lavorativa da parte dei sanitari quando diciamo, riguardasse mansioni che prevedessero un contatti interpersonali, inammissibile. Diciamo che il punto vero è che comunque l'obbligo di vaccinazione è stato vaccinale è stato salvato, diciamo, come non irragionevole o sproporzionato, ma c'è riferimento al periodo pandemico, ecco, quindi è stato fatto salvo visto il periodo pandemico, fondamentalmente. Quindi non proprio generalizzato, questo sarà un punto che sarà importante sottolineare. E niente, adesso appunto fondamentalmente bisogna aspettare a vedere come giustificheranno questo impianto, diciamo anche un po' diverso dal passato, dalle pronunce passate della Corte Costituzionale, avranno un bel lavoro per motivare questa sentenza. E il fatto che sia una sentenza politica, secondo me, emerge anche dalla dichiarazione di Schillaci di cui avete parlato prima, cioè perché di fatto lui, essendo un rappresentante del governo, a nome del governo, fondamentalmente ha detto che loro si discosteranno dalla sentenza. Fondamentalmente ha espresso un disaccordo rispetto a questa sentenza, che fa salvo i governi precedenti. Però il governo attuale ha detto però noi non lo introdurremo. Io sono curioso di leggere poi le motivazioni che porterà alla Corte Costituzionale. Assolutamente, anche perché poi farci capire come giustificheranno lo scostamento da quei tre parametri che giustamente dicevi tu erano stati stabiliti precedentemente, vuol dire rimettere in discussione tutta la giurisprudenza ed è qualcosa che per farlo ci vorrà tempo, quindi io credo che Sì. bisognerà aspettare anche un bel po' di tempo prima di leggere questo. Anche perché, tra l'altro, cioè, appunto, poiché uno degli elementi dei tre parametri è il fatto di salvare o comunque tutelare non solo il singolo, ma la collettività, andrebbe però dimostrato che il trattamento in questione tuteli o salvi la collettività. Certo. Elemento che sembra un po' messo in crisi recentemente, visto che è emerso come fondamentalmente non c'erano test che dimostrassero che il vaccino fermasse il contagio. E non mi ricordo chi era quell'esponente che in televisione ha detto: noi non abbiamo mai detto che in qualche modo servisse a bloccare il contagio. E allora viene da dire in base a cosa viene imposto un trattamento sanitario. Cioè, se non c'è neanche quell'elemento lì, è difficile mantenere l'impianto, per questo anche che sono curioso di leggere le motivazioni. Tra l'altro, una dichiarazione che è stata fatta anche dalla portavoce della Pfizer ed è Sì, stata esatto. negli stessi studi della Pfizer, quindi chiaramente. Sì, tu parlavi delle dichiarazioni del ministro Schillaci che in un'intervista al Libero ha detto: non rimetteremo l'obbligo vaccinale, saremo sempre più attenti a mediare il diritto alla salute con il rispetto delle libertà personali, responsabilizzare i cittadini, non obbligarli. Mi viene da dire fino alla prossima pandemia, perché vista la decisione della Corte Costituzionale, oggi il Covid non richiede più un approccio così duro, così tra virgolette
dittatoriale, ma chissà cosa ci aspetta in futuro, visto che si parla spesso delle prossime pandemie. Siamo in chiusura, però credo sia giusto parlarne quando, perché dobbiamo appunto analizzare anche come si sta muovendo l'opposizione. Allora, il professor Lanzalaco, le chiedo un parere su questa corsa alla carica di segretario del PD tra Bonaccini e la Schlein. Diciamo è un derby, visto che sono uno il presidente della Regione Emilia-Romagna e l'altro la vicepresidente, quindi insomma, che ne pensa? Ma penso questo, che la sostanzialmente sia una corsa, una competizione fra ex renziani, quindi fra l'anima dura, il nerbo del partito, perché i renziani sono rimasti nel Partito Democratico e ne costituiscono la parte forte dal punto di vista organizzativo, della macchina organizzativa, e un'ala invece anti-renziana. Penso, punto uno. Punto due, penso che data questa situazione Bonaccini abbia ottime probabilità di vincere. Punto tre, penso che la vittoria di Bonaccini sarà la fine del PD, perché vuol dire che gli errori fatti in passato si ripeteranno e ci sarà un tentativo di ritornare in qualche modo in sella. Ecco, se guardate il dibattito, peraltro non molto avvincente, che si sta sviluppando intorno alle sorti del PD, una delle accuse che vengono rivolte all'ala di Elie Schlein è voi avete una vocazione minoritaria. Quindi nel PD è rimasta comunque questa idea della vocazione maggioritaria, che sta alla base proprio del manifesto del 2007, e quella vocazione che ha portato il PD a essere spessissimo al governo, pur con esiti elettorali deludenti e danni poi per, diciamo per tutti. Ecco, quindi la situazione la vedo in questo modo. Vedo anche su questo, qua spoilerò una cosa, stavo ragionando oggi, vorrei scrivere un intervento nei prossimi giorni per il blog. Vedo anche però l'emergere di posizioni interessanti che forse propongono un paradigma alternativo a quello del manifesto del 2007, che fra l'altro non è che lo citi per memoria storica, è perché la prima riunione dei saggi, quanti hanno messo assieme, 78, non so, una cosa, ecco, è il primo scontro avvenuto esattamente sul manifesto del 2007, e rispetto a quel manifesto fondativo del PD si stanno aprendo dei fronti di opposizione. Ecco, quindi c'è questo scorcio, ma così è un refolo di possibile novità, ma per il resto penso che la vera opposizione al momento sia all'interno del governo, cioè sia come ho detto più volte e come poi ci hanno anche dimostrato. Signori, vi ringrazio per essere stati con me anche questa sera. Abbiamo cercato di non essere troppo lunghi, però chiaramente gli argomenti sono importanti e vanno analizzati approfonditamente, e quindi vi ringrazio, vi auguro buona serata. Altrettanto anche voi, buona serata. Ringrazio grazie. Giulio dalla regia, nonché chiaramente tutti i nostri spettatori. Arrivederci. Arrivederci. Buona serata.